alla 2 saltano Rafael Stroz e Marco Corti. È proprio Stroz ad assicurare il primo possesso al green. Tutto canestro che può fare a sportellato, giocarsi questo 1 contro 1. L'appoggio al vetro, il fallo subito e andrà in lunetta con un tiro libero aggiuntivo. Adesso il green è proprio nella metà campo offensiva, prova un pallone facile, qui Michele Venturelli per il serve Lombardo. Marchini intanto ci prova da tre punti, esce dai blocchi, Michele Venturelli ha un'autostrada per andare ad appoggiare. Dall'altro lato va Michele Venturelli prendendo l'autostrada col motorino, di blocchi Xavier Brown può sparare da tre punti da lontanamente. Il green prova dall'altro lato ad andare sotto il canestro con Stroz, la penetrazione sfidando Xavier Brown, questa volta la lettura è la stessa, l'esecuzione tutta un'altra storia. Stiamo lavorando male in attacco, con poca pazienza e con la palla troppo ferma. Qui dall'altro lato va in appoggio facile Rafael Stroz, di Desio tutto sommato una buona esecuzione, un po' meno ovviamente qualche difficoltà per il team nel trovare i due punti, li trova in questo frangente con Giuseppe Lombardo. Adesso dovremmo andare dentro e spostare. Due punti in appoggio per Andrea Lombardo che riparte in contropiede siglando un parziale importante di 4-0 per il team. Parma, il numero 13 appena entrato, prova a replicare Michele Venturelli dall'arco della distanza, Carlo Fumagalli per Perez, lo scarico, l'arresto da tre punti. Michele Venturelli, mancano pochi secondi, costretto a alzare la parabola. La giocarsi uno contro uno insistito, marcato da Fiorito, c'è lo scarico per Michele Venturelli, l'extra pass per Giuseppe Lombardo, va dentro questa volta, c'è del karma al Palamag. Vada da Rovulo, bello strappo in palleggio, l'arresto no, c'è il passaggio per Rafael Stroz. Rafael Stroz va a rimbalzo a correggere l'esecuzione di Andrea Lombardo, si ricordi, prende il passaggio per Marchini, da Rafael Stroz che può giocare questo 1 contro 1, appoggia al vetro Rafael Stroz, due punti, fallo subito, tiro libero supplementare, palla Perez che nel frattempo è rientrato in campo, prende la linea di fondo e va a depositare a canestro, e Fiorito a spazio da tre punti, spara e la mette. Volta in lato, Daro Gullo attacca, tira da tre punti con spazio, la bomba di Daro Gullo attaccando il pick and roll. Il mismatch con Marcellini marcato da Gullo non l'aiuta nessuno, quindi che ne deve accelerare, lo fa con Daro Gullo che va al ferro e trova due punti facili e veloci. Noi oggi non abbiamo avuto quello buono da centro, guarda qua adesso Green perde completamente la bussola, autostrada per Xavier Bapà, finisce qui al Palamangano, alla canestro, Aurora Desio, basket, Green Basket Palermo.